Non questo. Ah. Oh no, sembra un'altra pazza idea di Sammy. Sam? Sì, Susie, vuoi il mio autografo? No, ce l'ho. Che stai combinando? Stai parlando con una star. Questo è il mio merchandising, che ne dici? Oh, mi scusi, star. Decorerai anche questi adesivi bianchi come il tuo merchandising? Sì, il mio canale cresce di giorno in giorno. Il nostro canale? È nostro? Ecco perché ti aiuterò a creare il merchandising. Andiamo, su! Dai che potrei condividere un po' della mia grandezza con te. Ciao ragazzi! Oggi abbiamo deciso che è ora di creare del merchandising per il canale. E visto che siamo specializzati in creazioni che si possono realizzare a casa, da oggi potrete realizzarlo comodamente anche voi. Le Nike uniche di Sam! E anche voi potrete avere queste fantastiche scarpe. Che cosa ne pensi dello stile cartone animato, Sammy? Mi piace, ma i cartoni possono essere alternativi, sai? Sì, io stavo pensando a uno stile tipo fumetto. Ci servirà tanta vernice acrilica. Sì, ecco, questo è sicuramente il mio stile. Mi piacciono particolarmente i fumetti di Batman. O Spider-Man. O anche Iron Man. Comunque, approvo la tua scelta. Faremo un personaggio dei fumetti. Sono contenta, signora celebrità. Posso contare sul tuo aiuto? Sai, oggi sono un po' impegnato, ma ti aiuterò perché sei mia amica. Slaccia le sneakers, per favore. Per adesso non coloreremo i lacci. Ci penso io, Susie. Fatto! Grazie! Adesso invece passeremo a colorarle. A proposito, Sammy, indovina in quale secolo sono apparsi i primi fumetti? Proverò a indovinare, quindi dirò... 15° secolo! Oh, wow! Hai sbagliato per soltanto un secolo! I primi fumetti apparvero nel 16°. Le illustrazioni erano più istruttive che divertenti. Poi divennero brevi storie per giornali e riviste e cominciarono a prendere piede. E nel 20° secolo cominciò l'età d'oro dei fumetti! D'oro, proprio come l'armatura di Iron Man! Beh sì, qualcosa di simile. Le storie di supereroi sono apparse proprio in quel periodo e il primo supereroe è stato... Sammy, indovina! Super Sam! Voglio dire Superman! Esatto! Il primo supereroe è stato Superman. Fu allora che cominciò l'età d'oro dei fumetti. Ragazzi, vi è piaciuta la storia? Date un mi piace! E tu, Sammy? Sammy? Ehi, riesci a sentirmi? Oggi sembra che se ne esca con un po' di tutto. Che si inventerà per dopo? Ragazzi, vi piacciono le idee strampalate di Sammy? Iscrivetevi e premete il campanello! Ha molti assi nella manica, nemmeno io riesco a stargli dietro. Devo tenere il passo, altrimenti perderò il mio status di celebrità. Devo cercare nuovi mezzi di autoespressione. Fatto! Ho creato un altro capolavoro! Adesso possiamo andare oltre YouTube, avremo un nostro fumetto! Sì, ci sono! Non abbiamo più bisogno del merchandising, fermati subito! Che cosa? No, Sammy, non possiamo fermarci adesso! Bene, continua, ma dopo ho pensato a qualcosa di geniale! Oh, grazie, posso continuare! Allora, che cos'è? Sono curiosa! Ascolta, disegneremo e stamperemo un nostro fumetto, sarà fighissimo! Scommetto che hai già qualche schizzo? Sì, certo! Qui! Guarda! Siamo io e Teodora! E qui siamo io e te! Ed eccomi qui a fare il supereroe! Sammy, c'è un grosso problema! Non c'è alcuna trama! Devi sistemarlo mentre io finisco di fare queste scarpe, ok? Non ci posso credere! La trama! Ma ammettilo, l'idea è fantastica! Sì, non c'è male, ma lo realizzeremo soltanto se crei una trama. E non aspettarti che io smetta di creare. Perché è per questo che il nostro canale è popolare. Se smettiamo di creare, i nostri spettatori se ne andranno tutti. Sei un blogger, sai di che cosa parlo? Accidenti, hai ragione, ma perché non ci ho pensato? Ragazzi, non smetteremo di creare, allora iscrivetevi subito! E non dimenticate di premere il campanello! Ogni volta che faremo un nuovo video riceverete una notifica!
A proposito, oggi stiamo realizzando delle scarpe davvero insolite. Perché stai tirando fuori la linguetta? La macchierai! Vedi, non mi lasci finire, l'ho fatto apposta. Dipingeremo l'intera scarpa, anche la linguetta e la parte interna. Di solito non facciamo queste parti, ma questa volta non vogliamo lasciare niente al caso. E poi l'acrilico non cambia la trama del tessuto, quindi rimarrà sempre morbido ed elastico. Sì, ricordi la mia idea per le tue vecchie scarpe da ginnastica? Stavi per buttarle via ed io ti ho suggerito di colorarle con i pastelli e sono venute fantastiche! Sì, ricordo. Abbiamo fatto un bel giro con lo skateboard dopo. E ricordi quella volta che abbiamo personalizzato le Air Max? Oh, erano incredibili ed è stato molto facile. Un po' d'acqua e diverse bombolette di vernice. Ma penso che questa volta saranno ancora più belle. Ed io nel frattempo ho finito con la linguetta. Sì, ed io devo tornare alla trama del mio fumetto. E io devo finire di colorare questa scarpa. Adesso dobbiamo fare la parte interna. Rendiamole luminose e facciamolo in fretta. Abbiamo terminato con la parte più importante. Abbiamo dipinto le scarpe e Sammy mi ha aiutata. Tuttavia ho dovuto promettergli che gli avrei comprato un grande barattolo di Nutella. Teletrasporterò una di queste a Sammy. Abbiamo tanto da fare. Ecco, io mi occuperò di questa. È ora di aggiungere alcuni dettagli. Ci sono tre principali filoni di fumetti: americano, europeo e giapponese. Resteremo fedeli a quello americano. Ecco perché abbiamo bisogno di fare i contorni neri e i colori sono così vivaci. Penso che questo filone risalga ai tempi del bianco e nero. Ma aggiunge luminosità alle scarpe, vero? Ma quanto sono belle! Per prima cosa abbiamo delineato le cuciture delle scarpe e adesso faremo lo stesso con gli occhielli. E facciamo un po' di magia! Whoosh! Figo! Ah, non dimentichiamo la suola! Tutto quanto deve essere in stile cartone. Siu, Siu, ho bisogno della tua recensione. Ti racconterò la trama e tu valuterai. Per favore, sii severa ma giusta. Ok, ok. Ah, va bene, ma io posso continuare qui a lavorare? Certo, ma ascolta attentamente. Non ho ancora finito di disegnare, ma l'idea è geniale. Così, sarà un fumetto su Sam e Sesan. Scena 1. Sesan apre l'armadio e la frase dice: che cosa indosserò? E poi? Prossima scena, e Sesan ha in mano una maglietta con il mio merchandising. Suona stranamente familiare. Sì, si basa su eventi reali. Sesan dice: perbacco, che bello, la indosserò! Sammy, questo non è mai successo in realtà. Sì, l'ho inventato, ti sto solo dicendo che è solo basato sulla realtà, ma non sarà esattamente come nella vita vera. Poi Sesan decide di fare delle scarpe da ginnastica perché a lei piaceva quella t-shirt. Ed ecco che arriva Sam, la frase dice: Susan, voglio dire Sesan, adoro la tua idea. Sì, lasciami indovinare, poi questo Sam va a bere della cioccolata calda e firmare autografi, mentre Sesan fa le scarpe, giusto? Come fai a saperlo? Hai visto i miei schizzi? No, Sammy, ho capito che il fumetto parla di noi. Devi ancora lavorarci un po'. E ho quasi finito di personalizzarle. Manca poco e... Le hai dipinte internamente! Colorerai anche i lacci? Non ti aspettavi una cosa simile, vero? Lacci! Fatto! Pennarello nero? Fatto! Sam! Tieni! Sammy, tieni i lacci, per favore. Siu, hai intenzione di dipingerli, non scherzi? Beh, dipingerò soltanto i bordi. Anche i lacci dovrebbero avere del contorno. Devo seguire lo stile. Sammy, come va invece con la trama? Ci sto lavorando, sto seguendo i tuoi commenti. Ho deciso di aggiungere una componente eroica. Sesan è intrappolata, i suoi pennarelli sono stati rubati. Ora non può creare! Ma Sam arriva a salvare la situazione, ha dei sospetti. Si trasforma in Super Sam e salva la creazione. E chi ha rubato i pennarelli? La malvagia sorella di Sesan, ma ha fatto sembrare che fosse il cane Lucky.
Oh, Sammy, hai cambiato i nostri nomi in modo così divertente. Adoro questa storia, è davvero affascinante. Sì, e adesso manca solo la fine. Lo disegnerò per te. D'accordo, perché le scarpe sono praticamente pronte. Ci hai messo così tanto tempo. Io invece ho finito anni fa e ho persino scritto la sceneggiatura. Bene, mi sento proprio come un personaggio dei fumetti con queste scarpe. Non dimenticare che il personaggio principale è il Detective Super Sam. Oh beh, ci hai messo proprio di tutto. Detective, supereroi. Sono un vero maestro scrittore. E adesso la fine della mia fantastica storia. Oh no, questa è la fine. I miei pennarelli sono spariti. Non potrò finire la creazione. Non preoccuparti, Susan. Il Detective Super Sam ha salvato i tuoi pennarelli. Oh, sono così felice. Super Sam, hai salvato la creazione. Detective Super Sam, le tue scarpe da ginnastica sono fantastiche, Susan. Fantastico, Sammy. Sono contenta che questa creazione ti abbia ispirato. Adesso non ho soltanto il canale, ma anche un fumetto e il merchandising. Certo che sono ispirato. Grazie, Sue. Sì, grazie, anche gli spettatori ringraziano e adesso iscrivetevi! La mia grandezza cresce con voi! Sammy è un vero fan di se stesso! Ciao ragazzi, date un mi piace alla nostra creazione e al nostro supereroe!